Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di The Fratta Game. Eccoci qui oggi con Days Gone. Finalmente ragazzi, non vedevo l'ora di giocare questa esclusiva PlayStation sviluppata da Bend Studios. Dunque signori, non mi sono voluto spoilerare assolutamente nulla a parte qualche trailer. Vediamo un po' di cosa si tratta questo Days Gone, zombesco, chiamiamolo così. Deve essere una figata secondo me. Allora, proviamo, andiamo direttamente su nuova partita e voilà, via. Allora, difficoltà, andiamo con quella normale e ci siamo. La febbre alta, credo che la dama abbia perforato un rene. Rischia da sentirci. Come va, sorellina? Sono stata stupida. C'era questa bambina piccola, una cazzo di bambina piccola. Con un coltello. Giù, aiutami. Forza! Dai, andiamo. Merda. Altro branco. Stiamo qui, è finita. Dobbiamo salire sul tetto e fermare un elicottero. Aspetta, ci serve aiuto, è ferita. Che è successo? Non è una di quelle cose là fuori, è una coltellata. Qui siamo pieni. Ok, ascolta, O'Brien, se non la portiamo subito in ospedale, morirà di sicuro. Non ci sono più ospedali. Ce ne sono, avete dottori, infermieri, un'unità mesh. Senti, io sono solo un dottorando, ok? Sono un volontario, non dovrei neanche essere... O'Brien! Va bene, merda. Ho posto solo per due, ok? Due. Che vorresti dire solo per Siamo due? Siamo oltre il carico massimo! Posso prendere solo due persone! Okay. Forza, aiutami, dai! Ehi, tesoro, è tutto ok? Andrà tutto bene. Faccio io. Ehi, torno prima di subito. Ok, Boozer, andiamo. Dobbiamo salire. Saliamo sull'elicottero. C'è posto solo per due in quel coso. Vai. Va con lei. Me la caverò. Le ho viste di peggio, lo sai. Vero? Sì, anch'io. Dove andate? Cosa? Dove? Dove? Campo profughi, a ovest del Drifinger Jack. Boozer non ce la farà mai senza di me. Lo rivoglio indietro. Vieni o no? Abbiamo perso. Non sarà lontano. Aspetta, spegni il motore. Merda, è viva! Alvarez! Alvarez, ehi! Ehi, Alvarez! Che è successo qui? Dimmi,
chi è stato? Erano i ripugnanti. Io... È stato lui. Ok signori, siamo già in game. Molto figa la cosa, molto figa. Tieni premuto X per attivare il turbo. Tieni premuto. Che figata. Ok, non è proprio semplicissimo il movimento sulla moto. È un po' ballerino. Cioè risponde ai comandi un po' in ritardo, ma va bene. Comunque, non so se l'avete notato, ma sono passati 2 anni e non ha l'anello il nostro Geek. Quindi, boh, chissà se sarà ancora viva la socia. Oh, wow, figata. L'ambientazione è molto figa. Molto, molto figa. Cavolo, mamma mia. Spettacolo. Dai, dai, che lo prendiamo. Lo aspettavo da una vita sto gioco. Che spettacolo. Poi vedremo se sarà veramente un'epidemia o se sarà opera dell'uomo questa sorta di virus. Si può passare qua? Sì. Ole. Io lo sto giocando su PS4 standard, quindi potrebbe avere anche qualche problema. Cazzo, bucato il serbatoio. Guardate là come sgocciola dietro. Ci saranno anche fasi open world, immagino. Meno. Da quello che si è visto dal trailer, sembrerebbe così. Con raccattare oggetti, costruire. Allora, seguire le tracce. Premi R3 per attivare la vista da superstite, che rileva indizi e altre informazioni sull'ambiente circostante. Ok. Quindi, tac. Non c'è niente tranne un branco di furiosi. Che figata. Forse mi sbagliavo. E... guardo al suo accordo con Remy. Vado a tenere per muto. No, ok. Che Leon vende rifustiva a Copland. Finalmente l'ho preso. Passo prima io, socio. Allora, seguire le tracce indizi. Se la vista da superstite è attiva, il controller wireless della Shock inizia a vibrare quando la visuale inquadra un indizio. Le vibrazioni aumentano o diminuiscono in rapporto alla distanza. Perfetto. Quindi qua c'è già un indizietto. Ehi, aspetta, eccolo qua. Qua. Merda. Aspetta, ok. Giù di qua. Sono tracce fresche. Che figata. Comunque, dove hai imparato a leggere le tracce? Da ragazzo andavo a caccia di uopiti col mio vecchio. Si finiva sempre per pedinarli per chilometri. Ok, viene segnata anche sulla minimappa però, il percorso una volta selezionato con R3, a me lo sembra. Poi vedo l'occhio, merda! Stai giù! Qua non c'è niente da prendere. Sì, sono un graffio. Vabbè, andiamo avanti. Ok. Vita 73%. Perde sangue. Sta perdendo molto sangue. Non andrà lontano, forza. Ok, allora premi per arrampicare. Grande. Sotto c'è gente là.
Cazzo, quanti. Perquisiscilo. Il dissanguamento è una morte orribile, lenta, e fa molto male, ma credo che tu lo sappia. Respirava ancora quando siamo arrivati, stronzo! Oh, non volevo sprecare proiettili, non con lei. Aspetta, aspetta, allora... Dov'è il carico, Leon? Se ce lo dirai, non faremo come te, ti concederemo una morte rapida. Comunque non soffrirai per molto. Leon, mi sa che sei proprio nei guai, vedi? Possono fiutare il tuo sangue. Ne sentono l'odore da laggiù. Secondo te che si prova? A essere squartati, mangiati vivi. Tra poco lo scoprirà. Vaffanculo. Addio, Leon. No, aspetta. Va bene, va bene. No, 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 no. Ce l'ho qui. Ecco, tieni. Dove? È nel cimitero. È nel vecchio cimitero. Grazie. No, hai detto... Fallo. Non lasciarmi qui, ti prego. Fallo. Fallo. Bugiardo di merda! Fallo. No, non doveva ammazzarlo, doveva lasciarlo sbranare vivo. Vabbè, se c'era una taglia allora, ok. Ok, torna alle moto. Io non mi immagino su una PS4 Pro come si veda da paura. Sta anche scaricando una patch da 23 giga, che cosa che non ho aspettato che finisse, perché sennò ciao. Aspetta, quindi... voglio cercare in questo accampamento, magari trovo qualcosa per sistemare. Tieni premuto per raccogliere l'oggetto. Ah, qua c'è qualcosa. C'è già come usarti. Ok, poi c'è altro. Perfetto. Allora, tieni premuto L1 per aprire il menu sopravvivenza. Usa R per accedere alla categoria medicine e selezionare le bende. Questo. Ok. Tieni premuto R1 per creare le bende. Devo tenere premuto così, ok. Tac. E usarla. Perfetto. Ok, vabbè. Piano piano. Non c'è altro qui, no? Sembrerebbe di no, perché comunque è il tutorial. Penso, eh. Ok, possiamo andare, ma si può correre così, sì. Perfetto. Pensavo uscissimo a caccia stanotte per portare tagli a Tucker. No, se continua a piovere così. Senti, amico, ci servono crediti. Dobbiamo accumulare scorte. Ok, d'accordo. Ma non resteremo. Gesù. Sto provando un po' di cose, ma... Ok. Vedo se recupero qualcosa dalla moto di Leon. No, forse è troia. Figlio di puttana. Con il tubo del carburante che si è pisciato addosso. Benzina. Leon, sì, ho preso la pompa della benzina. Non serve a niente dalla tua moto. Ah, è andata. Senti, adesso torniamo al Monte O'Leary. Domattina troviamo dei ricambi e veniamo a prendere la moto. No, forse ho un'idea migliore. Facciamo un po' di spesa già che ci siamo. Cosa? Il Crazy Willy non è distante. Andiamo in quella direzione. Cos'hai in mente? Saremmo comunque usciti a caccia stanotte. Il Crazy Willy è una meta come un'altra. Ok, ci sta. Allora, 33% l'inseguimento di Leon. Storia.
Che sia una mappa? Non ho letto. Quando avrò recuperato la moto, andremo al cimitero e dare un'occhiata. Sì, ok. Che figata. Dunque il mondo è in rovina. Portiamo a Tucker e incassiamo la taglia su Leon. Poi direi di partire verso nord. E a nord ti aspetti che sia diverso? Non importa, non può farci male levare le tende da qui. Ora non so se si muoveva la bocca mentre parlava. Che spettacolo, ragazzi, mamma mia, troppo figo. Aspetta, la strada è bloccata. Anche se, occhio, devo dire, ho visto una, i caricamenti, ci sono un po' troppi caricamenti. Un gruppo di pugnanti aveva ostruito il passaggio con un camion. Aiutami a spostarlo. Allora, spingere i veicoli. Alcuni veicoli possono essere spostati per aprire o bloccare un passaggio. Tieni premuto quadrato per spingerli. Sì. Ok. Spingi! Ottimo. Avete potuto? Passate, reagiamo! Pensi di avere già finito? Aspetta. Olè. Dunque, R2 per eseguire un attacco in mischia. E sbam. Allora, cambio verso. Tieni premuto L in direzione del nemico e R2. Ok. Tieni inclinata L e premi R1 per effettuare una capriola. Ok. Sì, però c'è la possibilità di agganciarli. Senza un lock è un po' difficile. No, non c'è la possibilità di lockare per il momento. Posto? Dai, siamo quasi arrivati. Ma non si possono prendere le cose dai cadaveri? Probabilmente nella fase di tutorial ancora non si può fare niente. Peccato. Vabbè, andiamo. Tac. Yam yam va. Voi fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate di questo Days Gone. Tanto ci saranno sicuramente quelli che diranno che è un totale fallimento. Tanto ormai la gente non si accontenta più di niente. A me ispira un sacco. Merda, come facciamo ora? Prestami il fucile, vado avanti io. Il 50% del seguimento di Leon. Storia aggiornata, ok. Ah, da morire, letteralmente. Preferirai finire sepolto con i pionieri. Oh, già. Che figata. Ah, merda, eccoli. Che branco di idioti, dal primo all'ultimo. Cosa speravano di ottenere? Ehi, federali, perché non ci sediamo e aspettiamo che arrivi l'orda e ci ammazzi? Deve essere orribile crepare intrappolati in questo modo. Allora, qua si può già prendere qualcosa. Vediamo un po'. Ah, si può aprire il baule. Perquisisci il veicolo alla ricerca di rottami, materiali da creazione e altri oggetti utili. Va bene, capo. Bisogna fare attenzione. Spero l'unica cosa che non sia troppo macchinoso come utilità dei tasti e queste cose qua, perché sennò diventa una rottura. Già a me il tener premuto il tasto non mi fa impazzire, però spero che più si vada avanti e più si possa migliorare il personaggio anche su quel lato. Lo senti? Oddio. La forza, andiamo. Ehi, aspetta.
Quante molotov ti sono rimaste? Lo sistemeremo, lascia stare. Sì, lascia stare un cazzo. Che stronzo. Speri ci sia qualcuno. Sei stato accontentato. Cazzo. Amico, amico. Credo sia morto. Forse. Mi romperai il fucile. Sì. Ok. Libero. Di cosa stai parlando? Di quel cazzo di campo profughi. Fai così solo quando inizi a pensare di tornarci. Come mi sto comportando? Non è colpa tua se lei è morta. Smetti. Se tu sei salito su quell'elicottero con Sara, l'unica differenza è che saresti morto anche tu. Ti ho detto smettila. Cazzarola. È morta, quindi. Peccato. Dai, ma si può fare il cambio spalla? No. Ecco, un'altra cosa che non mi piace. Il cambio spalla. Ma sti cadaveri si possono shippare? E basta. Vediamo un po' se si può rubare qualcosa di utile per la moto. Ok, rottami. Minchia, abbiamo la vita già a metà. Vabbè. Possibile che non c'è niente da sgranocchiare. Qui una moto non passerà mai. Prova con quel tunnel di servizio, forse puoi aprire un passaggio dall'altra parte. C'è roba okay, di là, sì. Tieni puntato il fanale in quella direzione. Proiettili. Munizione per pistola e fucile pesante. Ok. Ok, possiamo passare qua dentro. Grande straccio disinfettante. Vediamo se si può creare qualcosa. Se si può creare una benda. Se crea e usa. Perfetto. Qua c'è la 9 mm. Qua c'è il fucilozzo. E se io faccio così cambio arma? Sì, bene. Però non c'è una specie di torcia, qualcosa? Ah, ecco. Ok, me l'avrà anche detto, ma probabilmente non l'ho visto. Perché sono scritte un po' troppo piccole. Cazzo. Merda. Ole. Ottimo. Porca puttana. Raccogli. Disinfettante. Ottimo. Qua. Bende. Perfetto. C'è altro? Sembra di no. Sì, la luce è fatta bene, per carità, però fin troppo. Mi si fa fatica a vedere. Ok, oh, che cazzo. Merda. Ecco, la pistola. Vai giù. Cazzo.
Olè. Sì, un po' alla Red Dead Redemption la movenza del personaggio, perché è un po' legnosa, non è tanto fluida. Ok. Però bisogna solo farci l'abitudine, probabilmente. C'era qualcos'altro? Oh, Kaiser. Merda. Restano poche munizioni. Ok. E dai, vai giù. Finito le munizioni, quindi a sto punto no, mettiamo il fucilozzo, va. Ok, si potrei andare anche un po' in stealth, però sti cazzi, vediamo un po'. Apri, raccatto tutto quello che posso perché non ho idea di che cosa serva. Munizioni, bella. Per la pistola, ottimo. Quindi ripiazzami sulla pistola, così la ricarichiamo. Allora, qua si può andare. No. Non si può passare. Ma se la tolgo si vede meglio? No. Ok. Aspetta che devo controllarmi un po' in giro io, eh. Beh, qua della polizia potrebbero esserci armi o comunque munizioni utili. Perfetto. Qua non c'è niente. Bene. Un altro nido. Sì. Sento la puzza. Quante molotov ti restano? No. Hai appena lanciato l'ultima. Hai qualcosa per farne altre? Sì, sì. Allora, tac. Tieni premuto L1 per aprire il menu sopravvivenza, va bene. Procedere da lancio. Diversivi. Coltello. Oggetti da lancio. Molotov, crea. Dovrebbe andare. Ok. Dopo aver equipaggiato la molotov, premi L2 ed R2. Tac. Merda. Arrivano. Mai. Vale. Perfetto. Salta su. Sì, certo, un secondo. Posto? O si può controllare ancora? Qua c'è il pompierazzo. No, c'è possibilità di... Ah, però qua qualcosa c'era, eh. Voglia. Perfetto. Ah, raccatta tutto in un colpo solo. Ottima cosa. Molto bene. Allora, già che ci siamo, potremmo fare una cosa. Crea uno, crea due, e voilà. A posto. Saliamo. C'era ancora qualcos'altro qua, probabilmente. Tipo lì. Ho ripensato al discorso di prima. No, aspetta, si può scendere verso nord. Ah, no. Vabbè, pazienza. Non ti farebbe male andare via da qui. Ti schiarirebbe le idee. Ascolta, magari ci si può tornare. Domattina consegniamo le taglie e ci mettiamo in viaggio. Alla grande, fratello. Ora ti riconosco. Beh, volevi il circo dei furiosi. Servono più munizioni.
Che vuoi fare? E so già che è una pessima idea. Tu vai. Ci passi in mezzo. Vedi di travolgerne quanti più possibile. Io, invece, da dietro scendo la collina e cerco l'officina. Guarda. No, mi serve solo qualche minuto. Trovo il pezzo di ricambio, tu torni e scappiamo. Dopo che ho seccato qualche bastardo. Allora dimmelo, che vuoi morire. Te lo ripeto, non stanotte. Avanti, perdoni, figli di puttana! Avanti, esatto! Sono qui i pezzi di strozzi! Il vecchio mi aspetta! Ok, 4% ricordo, storia aggiornata. Trova l'officina di Crazy Willy. 17% pronti al viaggio. Storia aggiornata, va bene. Dobbiamo cercare cazzo di fare. Forza, sparite, piccolette di merda. Cerchiamo una strada. Che non sia proprio difficile. Merda. Ma si può ammazzare furtivamente? Ecco. I cespugli offrono riparo durante le azioni furtive. Se i nemici sono ignari della tua presenza, resta nascosto con rotonde e usa i sassi per creare diversivi. Però preme per eseguire un attacco furtivo contro un nemico ignaro. Ah, ecco, perché sennò vuole. Molto bene. Si può... Ma la luce era ancora accesa? Ok. Dunque, ora devo andare da quella parte. Che ovviamente è pieno. Qua si può rubare? Mai. Ci servono munizioni, ci serve di tutto. Cofano? No. Vabbè, visto che siamo passati di qua, almeno passiamo tra i cespugli. Senza farmi vedere. Olè. Perfetto. Passiamo dentro? Sarà una buona idea? Non lo so. Però ci sono delle medicine. Non è semplice. Qua già c'è qualcuno. Una mazza da baseball. Mazza da baseball in legno 100%. R2 per eseguire un attacco da mischia. Ok, no, però preferisco il coltello adesso. Ok. Probabilmente. Ah, sì, sì, poteva passare. Qua c'è qualcosa, infatti. Vediamo subito. Cibo. Ok. Bella lì. Questo, massimo. Sono le band. C'è qualcuno? Questi? Fiori. Ah. Ok, qua ce n'è un altro che se non ci vede facciamo bingo. Quello si sta avvicinando o sbaglio? Non lo so. E intanto secchiamolo questo se ce la facciamo. Tac. Ok. Andiamo di nuovo nell'erba alta. Come andiamo, fratello? Sei pronto? No, devo capire come entrare nell'officina di Willy. Deve esserci una pompa della benzina dentro. Allora muovi il culo. Sono passato di fianco a uno... Come cazzo li chiami? Quegli affari messi in piedi dai ripugnanti. Sigilli. Esatto, significa che sono qui intorno. Ok. Dunque. Vediamo un po' se c'è qualcosa di utile qua. Tipo benza. Kerosene, vabbè. Qui
questo straccio. Qui c'è il macchinino. Ah, rottami. Silenziatori. Attenua il rumore degli spari con un silenziatore. Seleziona un'arma compatibile dal menu sopravvivenza e premi R1 per montarlo. Figata. Vediamo un attimo. Tipo questo. Silenziatore per arma secondaria. Applica. Ottimo. Fichissimo. Artigianale proprio. Ottimo. Asse di legno 100%, cioè. Ah, in quel senso, no? Frankheiser. Dammi la mazza, va. Quindi significa che sono. Cioè, si possono distruggere le armi da mischia. Dunque, da qua si esce. Il nostro obiettivo, però, dov'è? Dobbiamo entrare là dentro? Può essere. Qua c'è la pianta. Qua c'è il buco, non l'avevo manco visto. Ok. Si può aprire? Ah, è dove eravamo prima. Gli esplosivi saltano in aria quando vengono colpiti. Che merda. Una parola però. Allora, per applicarsi ostacoli e va bene. Altre larme, maledizione. Sì, così. Da che parte possiamo prenderli questi schifosi? No. Merda. Puttana era quanta vita che tolgono. Ok, finito? Sì, però mi hanno fatto il super il culo. Ole. Beh, qua c'era il buco che era laggiù. Lì anche si poteva passare sopra il tetto, ma va bene. Tac. Ottimo, trovo la pompa di alimentazione. E crepa. Ok. Allora. Benza. Ma. Ok, da portare via bene. Ci sarà una pompa di benzina qui. C'è anche la moto, c'è un po' di tutto, c'è in realtà. Però intanto scassiniamo quello che possiamo. Che ci sta. Ok, questa non si può usare. Boozer, pompa della benzina. Ho trovato il pezzo, vado alla superstrada. Pensavo che era questo. Ripugnanti, ripugnanti! No, 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 no! Merda! No. Ripugnanti? Boozer? Dai, Boozer! Aspetta, che c'è un po' di roba da raccattare qua, un momento. Non è che posso uscire così veloce, eh. Cioè, più che altro... Questo? Non so cos'era, ma va bene lo stesso. Come faccio a uscire? Ah, aspetta. Fanculo. Questo? Questo?
cazzo sta facendo? Va bene, mi sa che ci possiamo spostare. C'è un botto di roba da prendere però. Ok. Resisti, Boser, arrivo. Io vado un attimo in stealth e poi corro. Merda. I ripugnanti. Risetto. Oh no. Questi tatuaggi sono simboli infernali di un morto. I marchi infernali degli smarriti. Lasciatemi! Figli di puttana, motociclista. Ti condurremo all'oblio, perché tu sei smarrito e noi prescelti. Il cammino. Noi ti guideremo. Non sei un prescelto. Ti sei smarrito. Cedi all'oblio. No! Cedi all'oblio. L'oblio! Il cammino. Allora, ripari. Premi rotondo per accovacciarti dietro a un riparo. Cambio spalla. Mentre ti ne premi X per cambiare lato dell'arma. Oh. Perfetto. Ok. Quindi premo X e cambio il lato. Molto bene. Però... preso in testa, scusate. Ripugnanti schifosi, avanti! Vediamo un po' di... ecco. Fermati! Ti mostreremo il cammino! Vabbè, però... ho un po' un pazza. Dai! Ole! Morto? Ottimo. Io voglio scannarli tu, Gose. Dal primo all'ultimo. Oddio. Marco. Ti do una mano. No, ciao, faccio. No, non ce la faccio. Una prima merda. Sembrava. Mi stessero aspettando. Marta! Mi erano addosso. Ok. Nel braccio. Non guardarlo. Guardalo. Sali sulla moto. Porca troia. Ma lì ce ne sono tre cadaveri buoni, se volete. Merda. Non ci speravo più. Ehi. Aspetta qui fuori, voglio controllare che sia sicuro. Oh, fanculo, la Branda mi aspetta. Ok, più o meno com'era? Non c'è molto da rubare. Dovrò presentarmi di nuovo. Grazie al cielo. Io esco, prendo la moto e trovo delle bende per il braccio, tu ce la fai? Sì. Bene, sì. Raggiungo il presidio della Nero. Dovrebbero avere garze sterili o antidolorifici. Lasciare lì la mia moto. No, andrò a piedi finché c'è ancora luce. Ehi, ho delle munizioni se servono. Nel armadietto alla porta. Grazie. Ehi, non prendermi il fucile. Boozer... come vuoi. Ecco, tieni. Grazie, amico. Sai, mi sento nudo senza. Questo sarebbe il nostro accampamento? Ok, controllo l'armetto delle armi. Nuovo articolo, vediamo un attimo. Primaria, secondaria, speciale. Ok. Apri. Beh, fin qua ce l'avevamo già, giusto? Speciali, balestra, wow. Equipaggia.
Ideale per operazioni furtive. Acquista maggior versatilità dopo aver ottenuto nuovi oggetti per i dardi. Ok, va bene. Primaria non abbiamo niente. Ottimo. Quindi ora abbiamo anche una balestra. Buono così. Torna alla tua moto. Allora ragazzi, io direi che come primo episodio possiamo farlo finire qua, riparliamo la prossima volta, spero che il video vi sia piaciuto, spero che Days Gone vi stia garbando come primo inizio, se è così fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale per sostenermi, fatemi sapere la vostra e per il resto grazie mille, al prossimo episodio di Days Gone, un bacione e una bacione da Farta Game, ciao ragazzi!